Socrate, seconda puntata, l'arte del dialogo. Allora, riprendiamo il dialogo tra Socrate e l'Achete, da dove l'avevamo lasciato, e poi concludiamo. Allora, eravamo arrivati al primo tentativo di l'Achete di definire il coraggio, ovvero quando l'Achete appunto risponde dicendo che esso è una sorta di forza d'animo. E Socrate: ma bisogna, se vogliamo rispondere al nostro interrogativo, cioè l'Achete aveva detto ma bisogna allora forse definirlo così, e Socrate dà il suo assenso, tuttavia dice: ah, bravissimo, bravissimo. Tuttavia ho l'impressione che per te non ogni tipo di forza d'animo sia coraggio, e lo deduco dal fatto di sapere che tu, o l'Achete, annoveri il coraggio tra le realtà molto belle. Dunque, prima Socrate aveva contestato l'eccessiva particolarità della risposta di l'Achete. Adesso cosa sta contestando? L'eccessiva genericità. Prima era troppo particolare, adesso è troppo generale. E l'Achete risponde: sta pur certo che è tra le più belle, nel senso che la forza d'animo deve comunque riferirsi a qualcosa di bello, non deve essere qualcosa di generico. Socrate: ma la forza non è bella e buona quando è accompagnata dal senno, dall'intelligenza, in quanto è l'intelligenza che sa discernere tra il bello e il brutto. E quindi l'Achete risponde: certo. Socrate: quando invece ne è priva, non è forse al contrario malvagia e dannosa? Quindi ci può essere il problema è questo: ci può anche essere una forza d'animo malvagia e dannosa. Non basta dire forza d'animo. L'Achete: non sarebbe giusto, o Socrate? Socrate: non potrai certo chiamare coraggio questa forza che non è bella, mentre il coraggio lo è. L'Achete: vero. Socrate: in base a quanto hai detto, dunque, il coraggio sarebbe una forza illuminata dall'intelligenza. L'Achete: così mi pare. Dunque, siamo arrivati a un'altra definizione che sembra migliore di quella precedente, delle risposte invece che iniziali, che non erano nemmeno delle definizioni, ma soltanto degli esempi. Notate, adesso poi ne riparliamo, questa sequenza di botta e risposta. Adesso: sta pur certo che tra le più belle, ma la forza non è bella e buona quando è accompagnata dal senno, certo, e quando invece ne è priva, non è forse al contrario malvagia e dannosa? Sì, dirai allora che bello ciò che è malvagio e dannoso? Non sarebbe giusto, Socrate, non potrai certo chiamare coraggio questa forza che non è bella, mentre il coraggio lo è, vero? In base a quanto hai detto, dunque, il coraggio sarebbe una forza illuminata dall'intelligenza. Così pare. Botta e risposta. Bene, allora adesso, a partire da questo esempio, affrontiamo la filosofia di Socrate. Come al solito, qual è la domanda di partenza, il problema fondamentale? Quella no. Com'è? Scusi. A livello, no, diciamo, la novità socratica è che il problema fondamentale non è tanto immediatamente teorico, ma è pratico-morale, ovvero è plausibile pensare, da tanti elementi, che Socrate giudicava negativa la situazione politico-sociale ateniese della fine del V secolo.
cioè no, riteneva che la democrazia fosse in decadenza e fosse degenerata in una quasi anarchia, cioè in un conflitto generalizzato tra diversi partiti, fazioni politiche, con appunto un coefficiente di conflittualità, anche di violenza, di scontro interno sempre, sempre più alto. E quindi il suo problema era pratico-morale, nel senso che era come si fa ad arrestare questa degenerazione, come si fa invece a superare questa conflittualità dilagante. Come anche gli altri sofisti, Socrate collega questa situazione di conflittualità politica al diffondersi di una concezione relativistica delle cose, delle realtà, dei valori, cioè appunto ognuno la pensa come gli pare, no? Tot capita, tot sentenze, e quindi se non c'è un criterio comune di riferimento, si litiga, per forza si litiga, ci si picchia. Dunque, a questo punto il problema pratico-morale diventa un problema invece anche teorico, ovvero come si fa a trovare una razionalità soggettiva capace di metterci d'accordo. In questo senso, ancora, Socrate è un sofista, perché come i sofisti ritiene che ormai non è più possibile credere nell'esistenza di una razionalità oggettiva, nel senso soprattutto di naturale, intrinseca nelle cose naturali, intrinseca nel cosmo. Quindi, comunque, bisogna cercare una razionalità alternativa, una razionalità soggettiva, una capacità di ordinamento propria della mente umana. Ma a differenza di Protagore, di Gorgia, Socrate non si accontenta di una razionalità soggettiva strumentale. Per Socrate non è sufficiente, anzi, diciamo così, è funzionale alla conflittualità. O al limite può essere come l'incenso per i morti rispetto alla situazione di conflittualità, di guerra di tutti contro tutti. È soltanto al massimo, appunto, un palliativo momentaneo. Occorre una razionalità soggettiva sostanziale, non strumentale, capace proprio di realizzare un effettivo accordo. Bene, poi capiremo meglio che cosa significhi, ma in parte l'abbiamo visto in base al brano dell'Achete che abbiamo letto, no? Già credo ve ne siate fatti un'idea. Bene, però per affrontare e cercare di risolvere il suo problema, innanzitutto Socrate forgia un nuovo strumento di indagine, un nuovo strumento di ricerca, un nuovo metodo conoscitivo. Cioè, la razionalità soggettiva sostanziale è, in primo luogo, un nuovo metodo di ricerca. Questo nuovo metodo di ricerca ha una serie di caratteristiche. La prima e fondamentale è quella del dialogo. La ricerca conoscitiva non è un monologo, non è una ricerca individuale solitaria, deve essere una ricerca collettiva, basata sul confronto tra tante opinioni, tante opinioni che però appunto si confrontano. Quindi, in questo senso,
la ricerca conoscitiva è innanzitutto un dialogo, è un dialogo collettivo, è una discussione. Quindi, primo dialogo. Secondo, questo dialogo deve avere una caratteristica di base, cioè deve essere brachilogico, deve basarsi sulla brachilogia. Allora, la ricetta, dialogo, brachilogia, cosa vuol dire? Brachius vuol dire breve, vuol dire che bisogna essere brevi, concisi, cioè che quando si dialoga, e volendo arrivare a qualcosa, non bisogna fare degli sproloqui, come Gorgia, come Protagora, come insegnavano Gorgia e Protagora. Non bisogna fare sfoggio di bravura, di sapienza, bisogna essere essenziali. Quindi, botta e risposta. Brachilogia vuol dire metodo della botta e risposta. Essere concisi al massimo. Stringenti, anche per evitare, come spesso succede, di cambiare discorso. Fallacia di digressione. Pensate alle vostre discussioni. Spesso e volentieri vi accorgete che chi parla con voi o voi stessi cambiate argomento perché vi fa comodo, ok? O comunque un interlocutore comincia a parlare di tutto e così la questione centrale si confonde, no? È come il polpo quando viene cacciato che butta fuori l'inchiostro nero per confondere la vista al suo predatore. Ok, brachilogia. Bene, poi è importante come si imposta, l'impostazione. L'impostazione è... Che cos'è? Che cos'è X? Quindi, domanda di partenza sempre è che cos'è? Che cos'è? Sappiamo già, adesso poi lo capiremo meglio, che appunto questa domanda così impostata già indirizza a una risposta, a un certo tipo di risposta, no? Perché è diverso da dire come, o quando, o dove, non è la stessa cosa. Quindi, che cos'è, ma attenzione, X solo, quindi molte cose diverse, ma attenzione, non qualsiasi cosa diversa, X sta sempre per una virtù, un valore, qualcosa che è attinente al nostro comportamento, cioè il che cos'è riguarda la sfera pratico-morale, la sfera del nostro comportamento. Quindi appunto noi abbiamo visto il coraggio, ma poi l'amicizia, ma poi l'amore, la giustizia, l'onestà, la sincerità, eccetera, eccetera, ok? Bene. Quarto, ironia in greco significa dissimulazione, finzione, perché come abbiamo visto subito dopo la prima risposta di Lachete, Socrate finge che Lachete abbia dato una risposta giustissima, bellissima, e finge di essere, in questo dialogo un po' meno che in altri dialoghi, proprio dice, ma di fronte a questa tua risposta così intelligente io mi sento un cretino, io sono proprio un deficiente, come osato. Allora, ironia
quindi incensamento, no? Esaltazione dell'interlocutore che crede di aver dato una risposta magnifica, e invece autodenigrazione, quindi c'è anche appunto una sorta di modestia, cui però, come abbiamo visto, segue immediatamente dopo che l'interlocutore, in questo caso l'Achete, no, si è beato del complimento, anzi anche dei complimenti di Socrate, e Socrate invece passa alla confutazione. Confutazione, ma che tipo di confutazione? Dialettica. E quindi ecco un altro elemento invece sofistico, pensate a Gorgia, quindi usa la dialettica. La dialettica proprio come arma confutativa, certo, Gorgia a sua volta l'aveva ripresa da Zenone, ok? Che l'aveva che aveva perfezionato quella di Parmenide. Ma c'è una differenza fondamentale, l'abbiamo notata, dovreste averla notata. Allora, la dialettica zenoniana, ma anche gorgiana, è quella classica che conosciamo, ovvero si confuta l'antitesi per dimostrare la verità della tesi. Ma quando Socrate confuta la prima risposta di Lachete facendo gli esempi degli sciiti e degli spartani, vuole confutare l'antitesi per sostenere la sua tesi? Per sostenere che la sua è la risposta giusta? No, l'abbiamo visto anche prima, la risposta giusta non era nemmeno quella che Socrate, no, in base alla quale Socrate ribatte. Dunque, mentre la dialettica zenoniana gorgiana è una dialettica binaria, che corrisponde appunto propriamente alla dimostrazione per assurdo, invece quella socratica è triadica o trinaria. Perché? Perché lui usa l'antitesi semplicemente per mettere in discussione la completezza della tesi, della prima risposta di Lachete, ma non per dire appunto che è giusta la sua tesi, ma per arrivare a una tesi ulteriore, migliore di entrambe, superiore a entrambe, per esempio appunto quella per cui la prima alla quale arriva Lachete, secondo la quale il coraggio è una forza d'animo. Ecco, però poi prosegue, poi va avanti, perché poi appunto c'è un'ulteriore obiezione di Socrate a questa prima definizione di Lachete, e ancora questa obiezione serve poi per arrivare a un'ulteriore tesi ancora migliore, almeno che lui considera ancora migliore. Ma Socrate all'inizio sa già la risposta e lo sta prendendo in giro, oppure vuole arrivare da quello che lui, che ci è stato riferito, che lui sosteneva, no, la sta cercando insieme a Lachete, la sta cercando, appunto è una ricerca collettiva, è una ricerca dialogica. Le risposte di Socrate non sono di Socrate, sono anche di Lachete. Certo, ci si arriva grazie al dialogo, certo, sì. È questo il dialogo, abbiamo detto la ricerca deve essere collettiva, deve essere dialogica, poi, ok, confutazione dialettica, a questo punto, dopo la prima confutazione dialettica, Lachete ovviamente capisce che è stato preso in giro e si vergogna. Si vergogna, primo perché credeva di aver risposto giusto, invece ha risposto sbagliato,
e secondo perché credeva che Socrate lo elogiasse sinceramente, invece lo stava prendendo in giro. Ok? Comunque, l'Achete capisce di aver sbagliato e quindi raggiunge il sapere di non sapere. E si può dire sia, se non uno, il principale, uno degli slogan fondamentali della filosofia socratica. Sapere di non sapere. Cosa significa? Allora, Socrate, in uno dei suoi dialoghi, lo spiega raccontando che il suo amico, discepolo, Cherofonte, un giorno, che naturalmente aveva una grande stima di Socrate, un giorno si recò al santuario di Delfi, al tempio di Apollo di Delfi, che era il tempio numero uno, dove la Pizia con la P, la sacerdotessa del tempio di Apollo di Delfi, profetava. Su richiesta forniva oracoli. Naturalmente la sua parola era considerata la verità, indiscutibile verità. Allora Cherofonte chiede alla Pizia chi è l'uomo più sapiente tra i greci. E la Pizia risponde Socrate. E quindi Cherofonte subito torna ad Atene a annunciare a Socrate, guarda che mentre tu sostieni di non esserlo, invece la Pizia, cioè la bocca della verità, il portavoce di Apollo il dio della conoscenza, della luce, no? Della luce conoscitiva, il portavoce di Apollo ha detto che tu sei il più sapiente. E a questo punto Socrate inizia una ricerca su se stesso travagliata, cioè Socrate è in crisi perché dice: ma come? Io so, da un lato io so di non essere sapiente, io mi sento profondamente ignorante, dall'altro lato è vero, lui ci credeva, lui alla fine era un fedele di Apollo in quanto dio della conoscenza, poi di questo ne riparleremo, e quindi non poteva mettere in dubbio l'oracolo, no, il pronunciamento oracolare della Pizia, ovvero di Apollo. E alla fine, appunto, Socrate racconta, alla fine sono riuscito a risolvere questa contraddizione, questa aporia, in filosofia si chiama aporia, con un termine greco, una questione che sembra possa avere solo due possibilità di soluzione, ma entrambe sembrano false o in se stesse o perché contraddittorie. Quindi, ne abbiamo già parlato, una questione indecidibile, in questo caso apparentemente indecidibile, perché Socrate invece la risolve dopo un lungo travaglio di pensiero, sostenendo che certo lui era il più sapiente, perché più di tutti gli altri sapeva di non sapere, più di tutti gli altri era cosciente, consapevole di essere ignorante, cioè era cosciente della limitatezza del suo sapere. Luca, tu non mi sembri tanto cosciente, sei lì fermo come un sasso. Sto ascoltando. Grazie. Va bene. Allora, è chiaro il discorso? È chiaro il discorso a tutti? Per Socrate, il sapere di non sapere, l'acquisizione appunto della consapevolezza della propria ignoranza, naturalmente non ha come conseguenza: ah vabbè, allora lascio perdere perché tanto
non ce la posso fare. No, tutt'altro, è la precondizione della vera ricerca. Adesso, solo sapendo di non sapere, può cominciare veramente la ricerca. Cioè, il discorso è, la Kete all'inizio è un presuntuoso, crede di sapere tutto, è un generale ricco e famoso e è un grande presuntuoso, crede di sapere tutto, in particolare a livello militare, quindi figurati se non so che cos'è il coraggio. Ma chiaramente chi è presuntuoso, chi crede di sapere tutto, non ricerca, non può ricercare. Quindi in realtà non conosce veramente, perché la conoscenza è ricerca. Sappiamo, filosofia, ricerca della verità, ricerca della conoscenza. Beh, allora il sapere di non sapere è, diciamo, l'antidoto della presunzione, che non è solo di Lachete, è di tutti gli uomini. Nasciamo presuntuosi. E dunque, per iniziare la ricerca conoscitiva, occorre la terapia del sapere di non sapere. Occorre prendere coscienza della propria ignoranza, ma non per sottomettersi passivamente ad essa, ma per superarla. Anziché far finta che non ci sia, anziché nasconderla. Ok? Bene, a questo punto inizia la ricerca. E Socrate è il promotore, è il motore. Ma attenzione, anche rispetto a quello che aveva chiesto prima Alessandro, non è che dia subito la risposta, non è che dice no, guarda, ti sei sbagliato, la risposta giusta è questa, a casa. No! Il metodo che a questo punto utilizza è la cosiddetta maieutica. Quindi, sette maieutica. Che vuol dire? Vuol dire l'arte tecnica di far partorire. Oggi sarebbe l'ostetricia. Sua madre. Sua madre. E infatti, Socrate diceva a questo riguardo: io sono un degno figlio di mia madre, salvo che mia madre faceva partorire i corpi. Io faccio partorire, aiuto a far partorire le menti. Lei, mia madre, era appunto un'ostetrica del corpo. Io sono un ostetrico della mente. Dunque, cerco di aiutare gli altri a percorrere il cammino della ricerca conoscitiva. In che modo? L'abbiamo visto. Con delle domande, obiezioni, appunto, brevi, concise, con la brachilogia. No, prima abbiamo visto appunto che rispetto alla risposta di Lachete, per cui il coraggio è una forza d'animo, no, ma bisogna, se vogliamo rispondere alla nostra, ho l'impressione però che per te non ogni tipo di forza d'animo, attenzione, guardate com'è diplomatico, non dice guarda però la tua, dice ho l'impressione però che non hai detto tutto quello che pensi, appunto maieutica, no, che non hai partorito completamente il tuo bambino, no, ho l'impressione che ho l'impressione che per te non ogni tipo di forza d'animo sia coraggio, e lo deduco dal fatto di sapere che tu o la Kete annoveri il coraggio fra le realtà molto belle, quindi gli sta dicendo guarda che puoi fare molto meglio, ne sai molto, no, in realtà può uscire molto di più da te, no?
E quindi in questa maniera lo sollecita a esplicitare qualcosa che secondo lui l'Achete, che secondo Socrate l'Achete aveva già dentro di sé. Ok. Andremo avanti la prossima volta. Buon sabato del villaggio!